Signori, sono veramente euforico, no? Cheat. Vi lancio qui un contest. Chi vince questo contest aperto a tutti si aggiudica una canotta NBA dal negozietto che trovate in descrizione. Si parte. Ed eccoci tornati dopo la sigla. Spero di aver stuzzicato un po' tutti voi, perché questo contest lo apro a tutti. È follia, mi rendo conto, ma lo apro a tutti. Avete tutti la possibilità di provare a vincere una canotta NBA dal negozietto in descrizione, semplicemente facendo le vostre prediction sulle quattro squadre che vinceranno i tornei preolimpici e si qualificheranno per Francia o Parigi 2024. Sono usciti i tornei preolimpici in cui l'Italia sarà coinvolta. Andiamo girone per girone a fare le mie prediction, qualche considerazione e poi aspetto una valanga di commenti qui sotto. Ovviamente nel caso in cui più di una persona indovinasse le quattro squadre, si andrà ad ulteriore scrematura tramite un randomizer per vedere chi si aggiudicherà la canotta. Direi che è tutto, si può cominciare, direi, dal girone dell'Italia. Ricordiamo il formato. Intanto mi scuso perché ogni tanto tossirò, perché c'ho proprio la gola che mi sta guarendo, spero, insomma, sono in quel momento in cui la tosse fuoriesce senza un controllo apparente. Partiamo dal girone dell'Italia. L'Italia giocherà a San Juan, Porto Rico, e per l'ennesima volta in epoca recente ha avuto un'estrazione o comunque un po' di culo, diciamocelo. Abbiamo avuto il torneo, il gruppo più semplice tra tutti, senza ombra di dubbio alcuno. All'interno del torneo di San Juan i gruppi sono i seguenti: gruppo A, Messico, Costa d'Avorio e Lituania; gruppo B, Italia, Porto Rico e Bahrain. Come funziona? Intanto saranno dal 2 al 7 di luglio, quindi prima dell'inizio dei giochi olimpici, che inizieranno a fine luglio invece, credo il 26. Sono due gruppi da tre squadre, passano due su tre, e visto che abbiamo il Bahrain in girone, tendo a pensare che almeno questo gruppo dovremmo passarlo. La grossa sfiga è che tra le tante big, credo che la Lituania sia quella con cui l'Italia storicamente ha sempre fatto più fatica e quella con cui anche attualmente si accoppia peggio, perché la fisicità sotto canestro dei lituani è difficilmente gestibile, se non totalmente ingestibile, da parte dell'Italia per come è strutturata in questo momento. Magari poi ci troveremo con Okeke o con gente diversa per il preolimpico, tendo a escluderlo. L'unica certezza è che non ci sarà Gigi Datome, che si è ritirato. C'è una piccola speranza di rivedere Gallinari. Non ci resta che attendere. Non ci resta che attendere. In linea teorica, Italia dovrebbe vincere le due del suo girone, la Lituania le due del suo gironcino, e poi semifinale e finale, e la finale, in teoria, in un mondo perfetto, dovrebbe essere proprio Italia-Lituania. Attenzione a Porto Rico, ovviamente, che gioca in casa, con cui abbiamo già giocato e già vinto negli ultimi mondiali, ma che è sempre una incognita pazza, perché i portoricani, insomma, si sa che sono giocatori calienti, che se entrano in ritmo, soprattutto in casa, facendosi magari trasportare dalla passione della gente, possono fare qualche scherzetto. Detto questo, la mia prediction per il torneo di San Juan, Porto Rico, non me ne vogliate, ma è Lituania. La ritengo una nazionale superiore per come è strutturata e a cui difficilmente l'Italia può veramente contrastare la strapotenza fisica. E però sarei orgoglioso se fosse il contrario, cioè se passasse l'Italia. Però siccome voglio vincere la canotta, dico Lituania. Andiamo poi al girone spagnolo, perché si giocherà a Valencia. Gruppo A, Libano, Angola e i padroni di casa della Spagna. Gruppo B, attenzione, Finlandia, Polonia e le Bahamas, signori, le Bahamas. Allora, nel gruppo A credo che la Spagna abbia vita facile. Il gruppo B è una grande incognita, perché la Finlandia, se dovesse esserci Markkanen, e credo ci sarà,
è una mina vagante, la Polonia è ostica e le Bahamas, signori, con Ayton, Buddy Hield e Eric Gordon sono lì apposta per provare ad arrivare per la prima storica qualificazione delle isole Bahamensi ai giochi olimpici per quanto riguarda la pallacanestro. La mia favorita è ovviamente la Spagna. Dico Spagna perché gioca in casa e perché, insomma, a livello di storia, talento, gruppo, eccetera, non dovrebbero esserci grosse difficoltà, ma attenzione alle Bahamas, perché le motivazioni che hanno i bahamensi per provare a raggiungere queste Olimpiadi sono tanta roba, sono tanta roba. Io pronostico una finale proprio tra Bahamas e Spagna, con la Spagna che però poi stacca il pass per Parigi 2024. I primi due gironi, quindi San Juan, dico Lituania, Valencia, Spagna, e direi di andare al terzo girone. Il terzo girone è a Riga, in Lettonia. Gruppo A, Georgia, Filippine e Lettonia padrone di casa. Gruppo B, Brasile, Camerun e Montenegro. Allora, girone, mediocre. Direi che la Lettonia, giocando in casa, ha una grande chance. La Lettonia che ha impressionato agli ultimi mondiali, pur senza giocatori importanti. Luca Banchi ha fatto un miracolo e sta continuando a fare grandi cose sulla panchina della Virtus, soprattutto in Eurolega. Direi che la favorita rimane la Lettonia. Attenzione però, perché sono tante squadre che su partita secca possono dar fastidio. Non dico le Filippine o il Camerun, per carità di Dio, ma sicuramente sì la Georgia, il Brasile e il Montenegro di Nikola Vucevic. E via con la tosse. Qua è tosta fare una prediction. È veramente tosta. Io dovrei andare, anzi andrò, con i padroni di casa della Lettonia e di Luca Banchi, perché ai mondiali hanno dato una grandissima impressione, un bellissimo basket, però insomma, è passato un anno e passerà un anno da quei mondiali e non è detto che la chimica che si è formata all'epoca stia o continuerà ad esserci anche a luglio 2024. Per cui, insomma, dico Lettonia, ma è veramente un lancio di monetina. E poi abbiamo l'ultimo girone, quello veramente di ferro, quello che si giocherà in Grecia, al Pireo, padroni di casa della Grecia in girone con Egitto e Repubblica Dominicana. L'altro gruppo è formato da Slovenia, Nuova Zelanda e Croazia. Ragazzi, ogni tanto devo bere perché sto provando a registrare questo video da mezz'ora e ogni volta inizio a tossire e non c'è più fine. Quindi mi sono portato il bicchierino. Il bicchierino è acqua, non grappa, ok? Per ogni tanto mandare giù il principio di tosse. Allora, tanto dipenderà dalla presenza delle eventuali superstar NBA, parlo in particolar modo di Giannis e Doncic, ma anche di Towns ed eventualmente Saric e Bogdanovic per quanto riguarda la Croazia. La Grecia, per quanto riguarda Giannis, ha già fatto dichiarato in sostanza che sarebbe ben felice di giocare per la Grecia alle Olimpiadi se la Grecia dovesse qualificarsi, per cui ha fatto intendere che al preolimpico non ci sarà. Attendiamo Doncic perché molto dipenderà da quanta strada farà Dallas all'interno della stagione NBA. Stesso discorso può valere per Giannis, se Milwaukee non dovesse arrivare ai playoff, per esempio, cosa che reputo abbastanza improbabile, ma ad esempio anche per Towns, con i Minnesota Timberwolves che attualmente sono primi ad ovest, dovessero andare realmente tanto avanti con in post-season, poi è tosta che decida anche di andare a giocare il preolimpico con la Repubblica Dominicana, anche se nel loro caso il discorso è diverso, perché è un po' una questione Bahamas, è un'occasione veramente più unica che rara di portare la Repubblica Dominicana alle Olimpiadi con la squadra di pallacanestro. Se dovesse venire giù Towns con Duarte magari e con il vecchio Al Horford, acquetta, però basta, adesso la registro come viene,
la Repubblica Dominicana potrebbe avere una seria chance. La Slovenia, con Doncic e senza Doncic, è un'altra squadra, lo sappiamo bene. La Croazia, tutto sommato, mi dà un'impressione di solidità e di non dover dipendere per forza da una superstar maggiore. E qua è un vero lancio di monetina, una vera scommessa. Io, ragazzi, vi dico Croazia. Vaffanbrodo. Vi dico Croazia. Perché secondo me Doncic, Giannis non ci saranno. La Repubblica Dominicana, probabilmente Horford, secondo me non verrà giù. Però vi dico Croazia. Perché alla fine è l'outsider di questo gironcino. E basta, non ce la faccio più, ragazzi. Volevo dire tante cose, ma perdonatemi. Tossisco ogni 3x2, se continuo, più parlo e più mi viene da tossire. Per cui la finisco qui. Fate la vostra prediction nei commenti. Guardate come son preso. Fate la vostra prediction nei commenti. Mettete i nomi delle 4 squadre e nient'altro. Quindi i nomi delle 4 squadre qualificate. E poi ci ritroviamo qui a luglio per vedere se qualcuno ha vinto ed eventualmente assegnare una canotta. Ragazzi, fate il vostro gioco, io ho bisogno di non parlare per tutto il resto della mattinata. Ciao.